Signori, signore, autorità civili e militari, benvenuti, giovani studenti, giovani insegnanti, padri, madri dei nostri ragazzi, grazie di essere qui, così tanti e numerosi. Questo ruolo non mi appartiene, a fare il presentatore, e in questo momento sono particolarmente emozionato perché devo accogliere quello che per me è un amico di sempre, di tanti anni, di tante piacevoli avventure teatrali e amicali. Do il benvenuto della città del sindaco Firenze al presidente del Senato Pietro Grasso. Invito sul palcoscenico il sindaco di Agrigento, dottor Calogero Firetto, che darà il suo benvenuto al presidente del Senato. Benvenuto Sebastiano Lomona, a nome di tutti noi. Volevo fare qualche considerazione in ordine alle motivazioni che ci hanno effettivamente spinto a presentare oggi questo libro Pietro Grasso, che è un po' un condensato di storie, di fantasmi, come in qualche parte del testo viene detto, e che comprende un periodo lungo rispetto al quale in tante considerazioni che facevamo un momento fa, specie quelli della mia generazione, quelli dei miei anni, per quelli più giovani, i ragazzi delle liceali, il tema lo abbiamo appurato col signor prefetto e le forze dell'ordine in occasione di un incontro con le scuole. Il fenomeno è qualcosa di incompreso, perché una ragazza rispondendo al prefetto Diomede diceva: ma lei parla di mafia, ma cos'è la mafia? Noi non ci abbiamo sbattuto la faccia, non comprendiamo di cosa state parlando. Ricorda, signor Presidente. E questo dà la considerazione di quanta strada gente come Grasso, come tanti protagonisti di questo libro, hanno consentito che si facesse per riscattare la nostra terra e consentirgli di avviarsi ad un cammino pieno di democrazia. Come pieno di democrazia? Sì, un cammino pieno di democrazia, perché tanti giovani come noi, al tempo giovane, oggi meno giovani, abbiamo avuto in certi momenti della nostra esistenza quasi la considerazione, la consapevolezza di una sopraffazione rispetto alla quale non se ne usciva. Chi ha la mia età, chi ne ha il ricordo, trova in questa parabola le espressioni di Falcone, che in un certo momento dice alcune cose, adesso ci arrivo, e però trova anche quella tristissima trasmissione del compianto Alberto La Volpe, signor Presidente, lei ricorderà Tantan, dove venivano intervistati in sequenza Giuseppe Di Lello, Paolo Borsellino, i quali nel svolgere quella intervista davano tanti elementi di difficoltà e di scarsa capacità di aggressività rispetto al fenomeno, per chiudere poi quel servizio nell'assenza di speranza, e l'intervista a Ciaccio Montalto, il quale in una stradina deserta della periferia di Trapani all'intervistatore, all'inviato di La Volpe, dice ad una domanda precisa: ma voi così pensate di vincere la mafia? E il Montalto, ne ho il ricordo scolpito, con un mezzo sorriso stirato, dice: non lo pensiamo neanche lontanamente. Qualche settimana più tardi Ciaccio Montalto venne ucciso dalla mafia.
E apparteniamo a quei giovani che avevano 16 anni, a quel tempo 17 anni, e che fuggivano anche dalle loro comunità per andare veloci all'università ed evitare di stare nelle piazze dove si ammazzava. Ricordavo un momento fa con il presidente Grasso come questa provincia, Palma, Porto Empedocle nell'86 subisce quella ignominiosa strage di mafia che vede per un pelo salvo l'amico Andrea Camilleri e la moglie. Erano entrati in quel bar albanese per una birra e impazzò la strage che determinò anche la morte, oltre che di mafiosi, di un giovane che si trovava lì con la fidanzata, vittima innocente di quella strage. E la parabola, per grazia del Signore, oggi è quella che ci vede in quella scuola lì a sentire ragazzi che dicono: noi non abbiamo contezza. Segno che tanta strada su questo versante è stata fatta. Il libro lo ricorda chi lo ha letto, lo leggerà, trova qual è stato questo, in un bel condensato vorrei dire, l'excursus di tutto ciò che si è vissuto in un cinquantenne, dal modo come si è interpretato il fenomeno mafioso, quasi un fenomeno che riguardava i siciliani, un'intima caratteristica dei siciliani, l'idea di bande disarticolate, e poi quell'articolo del giornale di Sicilia con la rivelazione di Buscetta, che si capì in quella domenica, credo fu un sabato, presidente, che uscì questo l'articolo, diciamo, con cui si dava conto delle quello che erano state il racconto di alcuni pentiti, e la mafia che viene scolpita in quella dimensione organizzata, con gli uomini di onore, i mandamenti, eccetera. I fantasmi che cominciano ad avere una loro connotazione organizzata. Ma io la vorrei chiudere qui perché il libro lo deve presentare il presidente Grasso insieme al votato, io accompagnerò in questo percorso. Però vorrei ringraziarla, presidente, per dire che tanti siciliani, lo ha fatto bene un momento fa e le sono molto grato, la Presidente del Consiglio Comunale Daniela Catalano, dando riconoscenza piena a uomini come Grasso, che sono gli uomini della liberazione di questa nostra terra. Invito a salire sul palcoscenico il presidente Grasso, lo invito a salire sul palcoscenico. Il dottor Salvo Palazzolo. Dottor Salvo Palazzolo, che è stato lodato dal sindaco Firetto, vi invito a salire, a ritornare sul palcoscenico. Accomodatevi. Come dicevo prima, non sono parole di retorica, che sono veramente particolarmente emozionato, perché Pietro Grasso sopporta di vedere la sua vita interpretata da me dal 2010, quindi 7-8 anni, che sopporta di vedere la sua faccia trasformarsi nella mia. Ma da due precedenti libri di Pietro Grasso sono stati tratti degli spettacoli teatrali che stanno diventando dei momenti, degli spettacoli che resteranno nella storia. Uno, il libro era Per non morire di mafia, da cui è stato tratto un monologo dal titolo omonimo, e l'altro, dal libro Liberi tutti, è stato tratto un altro spettacolo teatrale che si intitola Doppio silenzio. Dal libro che presenteremo stasera leggerò adesso il libro che si intitola Storie di sangue, amici e fantasmi, edito da Feltrinelli. Leggerò un estratto di una lettera immaginaria che Pietro Grasso
scrive oggi a Giovanni Falcone. Caro Giovanni, scriverti non è facile. Non è facile mettere ordine nei tanti pensieri e nelle innumerevoli cose che ho da dirti. C'è quel lieve imbarazzo tipico di quando due vecchi amici abituati a condividere la quotidianità fatta di cose grandi e piccole si rincontrano dopo essersi persi di vista per qualche anno. Basta un saluto, uno sguardo, un abbraccio per ritrovare l'antica confidenza. In realtà, in questi 25 anni, non c'è stato giorno in cui non ti abbia parlato, in cui non ti abbia chiesto consiglio, in cui non abbia raccontato a un interlocutore un aneddoto o un episodio su di te. A volte me lo chiedo, a volte me lo fanno notare, perché parli sempre di lui? Perché racconti continuamente le grandi sfide che ha affrontato, ma anche il suo spirito ironico e le sue piccole debolezze? La verità è che mi manchi moltissimo. Prima di essere Falcone, il mito, il simbolo che viene ricordato e commemorato da milioni di italiani con rispetto, amore e riconoscenza, a volte anche con qualche ipocrisia, per me era soprattutto Giovanni. All'inizio il collega, poi con il passare dei giorni e l'approfondirsi del nostro rapporto, soprattutto l'amico. Oltre che un amico, sei stato un maestro, un punto di riferimento professionale. Non sai le volte che mi sono chiesto, di fronte a una decisione difficile da prendere, che avrebbe fatto Giovanni al posto mio. Sono stati anni duri, difficili, pieni di dolore per ogni omicidio. Quanti ne dobbiamo ricordare di magistrati, poliziotti, cittadini ammazzati a Palermo, ma anche di esaltanti vittorie. A ogni nostro amico, collega ucciso, insieme alle lacrime si rafforzava la determinazione di fargliela pagare, di metterli una volta per tutte di fronte alle loro responsabilità, di dimostrare con gli atti e le sentenze che la mafia non era una nostra fantasia, il pallino di qualche magistrato, di qualche poliziotto, di qualche giornalista e di qualche prete, ma esisteva, aveva un'organizzazione precisa, verticistica, e decideva delle sorti degli uomini affari, guadagnava dalla droga e dagli appalti, aveva rapporti con la borghesia e la politica. È costato carissimo, ma ci siamo riusciti. Negli anni in cui ci siamo frequentati ho capito che delle tue tante qualità, la più rara, la più difficile da prendere esempio, è stata senza dubbio la tua capacità di resistere, di sopportare, di non fermarti di fronte agli attacchi. Quanti ne hai ricevuti, Giovanni, e quanto subito, e di non lasciarsi abbattere dalle sconfitte, ma andare avanti sempre con la barra dritta e la convinzione di farcela. Con una luce triste negli occhi mi ripetevi: alla fine vedrai, la ragione prevarrà. Nel 1992, purtroppo, a prevalere fu la violenza cieca e distruttrice di Rina, dei corleonesi e di chissà chi altri, anche se qualche idea, Giovanni, ce la siamo fatta. Accadde quello che tutti noi temevamo. Hanno dovuto far diventare quella strada che costeggia il mare all'altezza di Capaci una voragine, con i guardrail trasformati in artigli di ferro. Fu un momento di disperazione, di rabbia, un dolore lancinante, un senso di perdita irrimediabile mi presero allo stomaco. Loro avevano abbattuto il nemico numero uno. Al paese avevano dimostrato la loro forza brutale, a me avevano tolto l'amico più caro. È un impegno strano il nostro. Contribuiamo a costruire il tuo mito e al contempo proviamo a demitizzare il simbolo che sei diventato. Ci piacerebbe far capire a
quegli studenti che sei stato un fuoriclasse nel tuo lavoro. Un uomo che non temeva nessuna minaccia, ma anche una persona come tutti. Siamo convinti, infatti, che non ti si debba cucire addosso l'abito dell'eroe, perché porterebbe a crederti un modello inarrivabile, ma quello del cittadino modello, come possiamo essere tutti. Solo così, infatti, il tuo esempio può continuare nell'impegno quotidiano di ciascuno di noi. Sono certo che lo sai. Cosa succede a Palermo ogni anno il 23 maggio alle 17:58 ogni anno? Le migliaia di persone che si radunano sotto la Magnolia in via Notar Bartolo ascoltano il silenzio suonato dal trombettiere della polizia e per qualche secondo restano ammutolite. In quei momenti, Giovanni, le foglie che vibrano per un alito di vento sembrano dirci che sei lì con noi, che siete tutti lì con noi, a testimoniare che nessuna battaglia è troppo lunga e nessuna guerra è troppo difficile per non combatterla fino in fondo, perché, come hai detto tu, la mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano. E come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Sono sempre stato d'accordo con queste parole. E anche se quel giorno non è ancora arrivato, sotto l'albero di Falcone ogni anno, vedendo quel mare di gente, quell'esercito silenzioso e pieno di speranza, me ne convinco ancora di più. Hai ragione, Giovanni. La mafia avrà una fine. Tuo Piero. Ancora più forti perché qui siamo in teatro e stasera è una serata più speciale perché io credo che in un teatro le storie abbiano ancora più forza. Ragazzi, stasera non siamo soltanto a presentare un libro, ma a raccontare una storia. Le storie hanno una forza, la forza che entra dentro e che ha la possibilità di andare a cambiare il destino. Quelle che avete ascoltato sono parole di quel dolore, parole di rabbia, ma anche parole di speranza. Piero Grasso è un uomo delle istituzioni che non si è mai rassegnato e ha cercato sempre la verità. E anche nel raccontare una storia, questa storia, la storia di Palermo, la storia di un destino amaro, dà sempre un racconto che cerca la speranza. E allora avete sentito, insieme al dolore, la ricerca di quello che era il pensiero, le idee, i sogni di Falcone. Perché forse nel cercare quelle cose si può annodare il filo della speranza. Allora io credo che i racconti possano avere la forza perché ci aiutano a immaginare il cambiamento. Ed ecco perché voglio chiedere al Presidente che Italia avremmo oggi con Falcone vivo. Io immaginerei Falcone a capo, come doveva essere, della Procura Nazionale Antimafia. Penserei Borsellino, procuratore capo di Palermo. E il nostro paese avrebbe avuto un destino diverso, certamente, perché tutti quegli interessi che combattevano, interessi fra affaristi, fra pubblici amministratori, appaltatori e anche parti dello Stato che non erano perfettamente al servizio e allineate con lo Stato, questi certamente avrebbero avuto una repressione
molto più rapida di quella che siamo riusciti a fare noi dopo. E allora sono passati 25 anni, ma sono sicuro che il nostro paese sarebbe andato avanti più velocemente. Non dimentichiamo che il 92 e il 93 sono stati degli anni cruciali per la storia della nostra Repubblica, e qualcuno lo ha definito una nuova notte della Repubblica, perché c'erano dei cambiamenti in atto nel nostro paese che venivano anche da disfacimento di una classe politica che era stata colpita da tanti intoppi. C'erano tanti collegamenti che Falcone voleva fare, per esempio, con le indagini su Gladio che si svolgevano a Roma e che non gli sono state consentite. C'erano quindi tutti i germi per poter affrontare con immediatezza quei problemi che invece sono stati soffocati e poi superati col tempo, con gli anni. Questa è la mia conclusione. C'è un passaggio in cui lei immagina che anche Falcone si chiede: solo mafia? Beh, è chiaro che io sono sempre stato molto attento a non processare i fenomeni, a non cercare di farmi prendere dalle suggestioni, ma a partire da fatti concreti da cui naturalmente però si traggono delle deduzioni. E quindi il metodo, quello di Falcone, era quello di appunto cercare di trovare dalla realtà le risposte alle domande che frequentemente ci dobbiamo porre, ci dobbiamo continuare a porre. Fu solo mafia. Io parto da un fatto, partiamo dalla strage di Falcone, la strage del 23 maggio del 92. Beh, sappiamo, è un fatto processualmente accertato, che il capo di Cosa Nostra di allora, Totò Riina, aveva mandato a Roma un comando, pensate, formato da persone che oggi hanno assunto un livello molto elevato: Matteo Messina Denaro, ancora latitante, Giuseppe Graviano, Sinacori, altri tre mafiosi meno importanti, che dovevano uccidere Giovanni Falcone a Roma. E incominciavano intanto hanno trovato ospitalità in una casa che gli aveva fornito un loro contatto romano, che poi ritroveremo, guarda caso, nelle indagini sulle stragi, cioè Scarano. E incominciano a cercare di trovare i luoghi frequentati da Falcone, che in quel momento era direttore degli affari penali al Ministero della Giustizia. E aveva chiamato me, che ero consulente della Commissione parlamentare antimafia, dopo aver fatto il giudice all'atto del maxi processo, e mi aveva chiamato per aiutarlo in questa sua nuova funzione al Ministero della Giustizia. E spesso la sera, finendo tardi, Falcone si sentiva a Roma più libero da quella oppressione della presenza mafiosa, delle scorte. Ogni tanto si liberava delle scorte, ci liberavamo dalle scorte e andavamo a cena a piedi dietro il Ministero della Giustizia. Qualcuno aveva fornito questa informazione ai mafiosi e gli aveva detto che noi andavamo a mangiare a un ristorante, il Matriciano. Se non che i mafiosi si vestivano in tutto punto, si mettevano la cravatta per mimetizzarsi, andavano in questo ristorante e aspettavano che una qualche sera arrivasse tutto, Falcone, io e altri. Anche la mafia ha le sue falle nelle informazioni, perché il ristorante dove andavamo noi è in realtà la Carbonara, non il Matriciano. Sempre pasta romanesca era, pasta della cucina romana, però erano sbagliati. Per fortuna erano sbagliati, per fortuna
anche mia, però purtroppo per Falcone non è stato solo un rimandare. E poi Falcone era rimasto turbato da un'altra cosa, aveva visto una presenza nel bar di fronte al palazzo, appunto dove c'è il ministero, di uno della famiglia Madonia. E questo l'aveva messo sull'allarme, perché capiva che quella presenza nel bar, quella presenza a Roma, importanti rapporti di famiglie mafiose, era preoccupante. Era già avvenuta la conferma definitiva da parte della Cassazione della sentenza del maxi processo, quello che io ho fatto in primo grado, e che aveva confermato Ergasto, che aveva inviato anche a un nuovo processo per coloro che erano stati assolti in grado di appello, quindi una conferma sostanziale di tutta quella che era stata l'attività dei giudici di primo grado, quindi della Corte d'Assise. E il 12 marzo del 92 l'omicidio Lima scuote appunto tutto quanto il paese, perché Lima era riconosciuto come il trade union tra la politica locale, la mafia, e anche la politica nazionale europea. In quel momento era addirittura stato eletto all'Unione Europea come parlamentare dell'Unione Europea. E Falcone mi dice: adesso può succedere di tutto, nel senso che si era rotto un equilibrio. Lima probabilmente doveva essere ucciso, perché essendo vicino alla famiglia Pontale, ai palermitani mafiosi della tradizione, Pontale inserirlo, quella guerra di mafia che nell'81 ha insanguinato Palermo, e Palermo, ma non solo Palermo, anche Agrigento, perché sono state delle refluenze in tutte quante le province siciliane, dove c'erano appunto i vari collegamenti con le varie famiglie mafiose palermitane. E quindi Falcone, ritorniamo al discorso di prima, secondo Lima doveva essere ucciso in quanto nemico di Cosa Nostra, e doveva essere ucciso a Roma. E poi ad un certo punto vengono richiamati a Palermo e Lima si riferisce letteralmente il collaboratore Sinacori, gli dice: tornate, abbiamo trovato cose più importanti, abbiamo trovato di meglio qui. Cosa hanno trovato di meglio? Riempire di 500 kg di esplosivo un'autostrada per una strage che è diventato un evento mediatico mondiale, che ha fatto parlare di sé i giornali di tutto il mondo, e certamente l'effetto ai fini della uccisione del giudice certamente è stato lo stesso. Ma io ancora oggi vorrei che Lina potesse rispondere a questa domanda: perché, chi gli ha suggerito di fare qualcosa di così eclatante, di così anche dispendiosa, di così non certamente di successo, perché non era facile arrivare all'obiettivo. Pensate delle macchine che corrono a grande velocità lungo un'autostrada e cogliere proprio l'attimo per colpirle. Quindi era qualcosa di molto aleatoria. Eppure, ecco, chi gli aveva suggerito quest'altra soluzione? Poi la domanda: chi ha accelerato la strage di Borsellino? Perché altri collaboratori di giustizia ci dicono che l'obiettivo era Calogero Mannini, e già avevano incominciato a seguirlo, perché la strategia era quella di colpire tutti quei politici che, secondo Cosa Nostra, non avevano mantenuto i patti o le loro promesse. Bloccano e dicono: no, abbiamo qualcosa di più urgente da fare. Fanno la strage, appunto, di Via D'Amelio, forse di Via D'Amelio, che dopo anni
dopo ben dal 92 al 2008 sono 16 anni, dopo 16 anni finalmente un collaboratore ci chiarisce un po' qualcosa sulla verità di quella strage, non tutta la verità, poi magari ne parleremo in maniera più approfondita, però ci dice una cosa, che quando aveva portato la macchina che doveva essere riempita di esplosivi in un garage c'era una presenza estranea. Chi era questa persona estranea alla mafia che era lì quasi a controllare che tutto andasse nel verso giusto? Sono domande che ancora non hanno risposte. Così come lo stesso collaboratore, il giorno dopo la strage di Via D'Amelio, incontrando Giuseppe Graviano, riceve l'incarico di mettere pace nell'ambito della famiglia mafiosa di Brancaccio, perché hanno cose più importanti da fare, dicendo: avete visto come siamo stati bravi? Adesso abbiamo cose più importanti da fare. Cos'erano? Quindi già c'era una strategia che non si fermava a Falcone, a Borsellino da un punto di vista di stragi, ma si doveva continuare, e c'era già un progetto in questo senso. E guarda caso, in questo progetto ce ne sono entrato poi anche io. E nell'autunno del 92, sempre il collaboratore di giustizia Brusca riferisce che per una trattativa che forse languiva, Rina gli dice: abbiamo bisogno di un altro colpettino. A Brusca viene in mente che c'era un certo giudice che appunto veniva spesso a Monreale vicino a Palermo e che si poteva fare nei suoi confronti un attentato. E allora ci devono anche chiarire perché hanno abbandonato la linea di attacco ai politici e rivolgendosi ancora una volta a un magistrato. Tra l'altro, le circostanze in cui io vengo a conoscenza di questo attentato nei miei confronti hanno veramente del paradossale, del kafkiano, perché un giorno ricordo che era la vigilia della Madonna, 7 dicembre del 92, e c'era un collaboratore che aveva detto che c'era un giudice che doveva essere colpito con un attentato. Scusate, ho sbagliato l'anno, il 93, dicembre 93. E questo pentito aveva incominciato a parlare della strage di Falcone, però diceva: c'è un altro attentato che dovevamo fare prima di essere arrestati. E allora mi chiamano, perché diceva che si trattava di una cosa da dover compiere a Monreale, e quindi speravano che attraverso me, essendo siciliano, potessi suggerire al pentito, che era la bandiera, il nome per identificare questa persona che doveva subire l'attentato. Io in quel momento ero al ministero, continuavo a lavorare al ministero dopo le stragi, appunto ero ancora lì ed ero passato alla Procura Nazionale Antimafia come sostituto. Mi reco nel luogo segreto dove c'era questo collaboratore, e me lo presentano. Appena questo sente il dottore Grasso, si dà una manata in testa e dice: lui è. E scatta un meccanismo per cui non vuole più parlare, perché aveva davanti quella vittima nei confronti della quale aveva preparato quell'attentato, avevano già, e ha difficoltà, dobbiamo convincerlo per dire, perché era importante per noi sapere anche l'attualità, se c'era ancora qualcuno che poteva porre in essere quegli atti appunto che erano stati organizzati. E quindi racconta tutta una storia per cui dovevano riempire di esplosivo il tombino che si trovava davanti alla casa dei miei suoceri, che era proprio dietro l'abside del luogo di Monreale, dove c'è un
Cristo Pantocratore, un mosaico che è eccezionale, avrebbero distrutto anche quello, se ne fregavano di qualsiasi cosa. E avevano già un'autovettura, un furgone Fiat Fiorino, a cui avevano tagliato il pavimento per posteggiarlo sul tombino e lavorare da dentro l'auto senza farsi vedere, quindi riempire appunto di il tombino. Poi avevano anche un telecomando, però loro è venuto un dubbio che il telecomando potesse trovare delle interferenze, perché c'era proprio di fronte una banca che aveva un sistema di allarme e quindi avevano paura che potesse innescare l'esplosione prima del tempo. Bene, rinviano, il pentito dice che va addirittura a Catania a trovare un telecomando di quelli che si usano per le dighe che non consente le interferenze, ritorna, consegna a un certo biondino che era il capomafia di San Lorenzo, che però faceva anche l'autista Rina. C'è stato quindi questo rinvio. Il 15 gennaio arrestano a Palermo Rina e biondino che faceva l'autista, quindi il telecomando non si sa più chi ce l'ha, perché quelli vanno in carcere. Dopo qualche mese arrestano tutta la banda che aveva organizzato appunto l'attentato, e mia suocera muore, tra l'altro, perché io andavo là perché era gravemente ammalata e ci andavo ogni settimana, quindi avevo colto questa routine e quindi non ci sono più le condizioni per poter fare quell'attentato. Dico, ecco, perché spostare a un altro magistrato? E perché poi spostare un altro obiettivo sul continente, con l'attacco a tutti i beni di interesse artistico, ai monumenti come appunto è avvenuto per i Giorgofi a Firenze, con gli Uffizi a Firenze o a Roma e a Milano. Questo attacco ai beni per beni artistici, per un ricatto allo Stato. E lo stesso collaboratore mi dice che lui aveva imbucato delle lettere dirette ai giornali con le quali diceva che in quel momento, nel 93, avevano iniziato questa strategia di attacco verso i monumenti, ma che però aveva prodotto anche delle vittime innocenti, ma che da quel momento in poi avrebbero colpito le persone attaccando di giorno e nei luoghi frequentati. Contemporaneamente però nel paese ci sono tutta una serie di altri eventi che nulla hanno a che fare con, non dovrebbe avere a che fare con quelli che sono gli interessi dell'organizzazione mafiosa, che pure aveva messo in atto questi attentati, questi stragi, perché davanti a Palazzo Chigi viene trovato nei pressi una Fiat 500 con dell'esplosivo. Poi c'è il blackout che fa tornare il presidente Ciampi da Santa Marinella di corsa, perché non si capisce perché a Palazzo Chigi appunto c'era stato questo blackout, sembrava quasi un colpo di Stato. Poi ci sono le bombe trovate nei treni, però mai esplose. Gli attacchi alle caserme dei carabinieri di Padova, di Gravina, di Catania. Il progettato e sventato attacco a Saxa e Rubra e Rai, come se si volessero occupare la comunicazione del paese, le centrali di comunicazione del paese. Tutte queste cose, questa strategia della tensione che era parallela a quella che la mafia poneva in essere, fino a lasciare dei dubbi, delle domande, far fare delle domande. Certamente a cui penso si dovrebbe dare risposta. E per cercare una risposta basta il lavoro dei magistrati, che in questi anni è stato incessante. Lei ci ha fatto un racconto che è straordinario, il suo impegno in prima linea, ma basta il lavoro dei magistrati o ci vorrebbe qualcos'altro? Che cosa? Ma i magistrati hanno bisogno di prove, di riscontri, di responsabilità personali. Questo è difficile da trovare, sia per il tempo trascorso. Forse, chiaramente, però ci può essere qualcuno che ancora è vivo e
che sa, potrebbe dare indicazioni. Naturalmente io non sono più magistrato, però se mi dovesse arrivare informazione riceverei immediatamente i miei colleghi magistrati, ex colleghi magistrati. E, però ci potrebbero essere delle commissioni parlamentari, e così avevo chiesto all'inizio della legislatura, nel mio discorso di insediamento, avevo auspicato che si potesse istituire una commissione sulle stragi, stragi sia di mafia, stragi terroristiche, per riuscire a cogliere eventuali nessi, eventuali parallelismi e cronologie, perché non c'è dubbio che la strategia della tensione è stata predominante negli anni del 92 e 93, e guarda caso è un anno in cui c'era appunto Tangentopoli che aveva appunto distrutto quella che era la classe politica dell'epoca. Non dimentichiamo che il 23 maggio del 92, dopo la strage di Falcone, c'era ancora lo stallo per l'elezione del Presidente della Repubblica e viene eletto poi il Presidente Scalfaro, che credo che sia quello che ha inaugurato questo teatro successivamente da Presidente della Repubblica. E quindi io penso che un popolo che si definisce civile, democratico, una Repubblica, non può ha diritto alla verità. Non solo hanno diritto le vittime, i parenti delle vittime, ma per costruire appieno il nostro futuro abbiamo bisogno di sapere tutta quanta verità. Presidente, a proposito di questo passaggio del Fassaldo Palazzo, nell'ultima parte del libro c'è l'antimafia fatta delle forze dell'ordine, voi magistrati, però c'è la parte dell'antimafia della speranza, che è quella che cammina sulle gambe degli uomini, come diceva Falcone. Questa antimafia della speranza oggi a che punto è, secondo lei? Veramente io penso che, non vorrei arrivare a conclusioni, però penso che sono stati fatti passi avanti notevoli. Allora, questo libro è stato scritto per i ragazzi nati dopo il 92, perché è proprio per quel motivo per cui non sanno completamente cosa abbiamo vissuto noi. Io sono molto più anziano del vostro sindaco, quindi i miei ricordi risalgono ancora più indietro. Però io sono convinto che si è fatta tanta strada. Intanto quella mafia violenta, quella che insanguinava le strade della nostra Palermo, della nostra Agrigento, Portopedo, Palma di Montechiaro, quella mafia non c'è più, è stata sconfitta. Dove non c'erano, c'era un quadro però che aiutava comunque a cercarli fino in fondo. Oggi abbiamo sindaci che riescono a sottrarre il territorio al controllo delle mafie. Abbiamo giornalisti che sono minacciati, qua ne avete uno proprio sul palco, insieme a tanti altri che appunto spesso sono costretti a subire anche privazione della loro libertà e protezione e tutela, perché fanno il loro dovere, denunciano il malaffare che cade sotto la loro percezione, parlano della realtà. Abbiamo docenti, insegnanti che non fanno che istruire, formare i nostri giovani alla legalità, e qua ce ne sono tanti e sanno benissimo quanti insegnanti si dedicano a loro per diffondere tra di loro questi principi, questi valori. E io non mancherò mai di elogiare queste figure istituzionali, statali, che sono sempre state
maltrattate da un punto di vista economico, mai riconosciute come valore nella formazione della nostra società. Così come ci sono ragazzi che vengono, per esempio in estate, passano le loro vacanze a coltivare, aiutare a coltivare i terreni confiscati alla mafia a Corleone o in Campania, insieme all'associazione Libera, alle cooperative di Libera. Ci sono cittadini che non vanno a comprare i beni di prima necessità nei negozi che pagano il pizzo, che rifiutano con un consumo critico di agevolare questo fenomeno. Ci sono cittadini che ormai si indignano, che si sentono più liberi, meno oppressi rispetto a come potevamo sentirci noi. E quindi io ritengo che questi 25 anni, se ci fossero Falcone e Borsellino, beh, io penso che sarebbero soddisfatti, direi quasi timidamente orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare, seppur senza il loro aiuto, che sarebbe stato enorme. Grazie. Lei ci sta facendo un racconto che è straordinario, il racconto di un uomo delle istituzioni che ha cercato sempre la verità, ed è un racconto che mi stupisce sempre. Mi chiedo, negli anni bui a Palermo, lei ha iniziato una vita blindata, ma era anche un papà. Quanto è stato difficile, appunto, essere padre e riuscire a spiegare a un figlio che lei stava subendo comunque delle restrizioni della sua vita perché stava cercando una verità? Allora, intanto capisco l'allusione al maxi processo, è quello che è stato il mio impegno principale per quegli anni, ma io voglio andare un attimo indietro, anche perché, vedete, Palermo, città bellissima, ha influenzato anche la mia vita, e vi spiego perché. Perché fin da ragazzo, vedendo quei cadaveri per terra, con le pozze di sangue, con le vedove o le sorelle o le madri che stavano lì a piangere, ti incidono enormemente in quella che è la tua formazione. Io mi chiedevo perché. Perché avveniva tutto quello che vedevi intorno a te? E una volta vidi una foto in prima pagina del giornale L'Ora, in cui c'era una persona che si chinava nel osservare un cadavere per terra, appunto una pianza di sangue, e chiese a mio padre: ma chi è quello? Non avevo capito. Mi disse il magistrato che inizia da quel momento le indagini su quella morte per cercare appunto di scoprire i responsabili, le causali, il momento. E immediatamente scattò in me qualcosa. Io voglio fare quello. E questo ha influenzato la mia vita, perché incominciai, quando si facevano i temi a scuola, cosa fare da grande, incominciai a scrivere il magistrato. Quindi questo confermava mia madre quando gli insegnanti diceva appunto: ma suo figlio vuole fare il magistrato, io adesso lo vuole fare, lo faccio. E così, con molta forza di volontà, molto sacrificio, eccetera, eccetera, ma ho raggiunto il mio obiettivo e mi sono sentito fortunato. Quando sono diventato magistrato, la mia prima sede è stata la pretura di Barrafranca, in provincia di Enna. Insomma, potete immaginare, centro del triangolo industriale negli anni 70, no? Dove purtroppo, spero che non sia più così, l'acqua arrivava una volta alla settimana. Spero che non sia più così. Non sempre l'antimafia della speranza. Lo spero che non sia più così. E quindi io ero pretore e non sapevo di questa eventualità, venivo da Palermo, e arrivato a un certo punto ho scoperto, dopo una prima settimana, siccome avevo io l'alloggio
in pretura, in un vecchio convento, ho ricavato un alloggio, c'era la pretura, lo studio del pretore, una stanzetta dove appunto mi ero arrangiato. E la prima settimana, il fine settimana tornavo a Palermo, però c'era la famiglia che era rimasta a Palermo, la famiglia già con moglie e un figlio. E quando mi trovavo in udienza penale, giusto giusto arrivava l'acqua e veniva per qualche ora. E quindi io poi passavo un'altra settimana. Allora studiai con una persona che quando sono arrivato si è qualificato, io sono arrivato da giovane pretore con la macchina, ho detto chi è lei? Dice, io sono il factotum. Dico, che vuol dire il factotum? Dice, sì, perché io sono messo comunale, ma distaccato alla pretura, e faccio il dattilografo, appunto il messo, chiamo le cause, faccio tutto questo, insomma, io faccio il tutto, quindi factotum. Allora dico, senta, factotum, si metta alla fine dell'aula di udienza e mi faccia segnare quando arriva l'acqua, visto che io... regolarmente il mercoledì, ricordo, c'era l'udienza penale e arrivava l'acqua per un'ora, e quindi bisogna andarsi a riempire tutto quello che avevi per bidoni, per la vasche. Quello mi faceva il segnale e il pretore sospendeva la seduta per ritirarsi in camera di consiglio per deliberare. E mi andavo dietro per riempire l'acqua. Questi sono, ecco, le prime, cioè, iniziare la propria carriera di magistrato così, però poi venne invece un giorno, e arriviamo alla domanda, cui appunto venne un giorno in cui il presidente del tribunale mi mandò a chiamare in una maniera un po' strana per un presidente del tribunale, perché io mi trovavo in ferie e stavo scrivendo una sentenza, pur essendo in ferie succede magistrato. Mi disse, mi telefonò, mi dice, venga Grasso, venga, devo parlare. Dico, ma io sono in ferie, dico. Dice, no, venga subito. Dico, ma ho la macchina dal meccanico, cercavo di trovare tutte le scuse perché dovevo andare in tribunale. Dice, la mando a prendere io con l'autista. A quel punto non potevo più rifiutare. E quindi mi viene a prendere questo autista, mi porta davanti il presidente del tribunale e questo mi dice, lei... un bravo giovane, valoroso, molto stimato dal foro, dagli avvocati, volenteroso, diligente. Ecco, alt, dov'è la fregatura? Sì, scusa, un capo che ti manda a prendere l'autista, allora, e poi ti fa tutte queste lodi, naturalmente scherzavo perché avevo già capito, e mi aveva e mi disse, io ho pensato a lei come giudice alato del maxi processo. A quel punto mi chiesi 24 ore di tempo per rivolgermi a mia moglie per prospettarle questa soluzione che avrebbe cambiato notevolmente la nostra vita. Infatti dissi a mia moglie, dico, 24 ore di tempo le do una risposta. Vado a casa e dico a mia moglie, noi saremo sottoposti a pressioni, delegittimazioni, a minacce. Da oggi a domani saremo circondati da uomini con giubbotti antiproiettili, con i mitri in mano, perderemo la nostra libertà. E mi hanno offerto di fare il giudice del maxi processo, il processo di Falcone e Borsellino. Mia moglie subito mi dice, beh, il tuo sogno è sempre stato quello di fare il magistrato, vai, e quello che viene ce lo pigliamo. E difatti ce lo pigliamo subito, perché dopo qualche settimana, tornando a casa, mia moglie, che era in preda a una crisi nervosa, balbettava, non riusciva a parlare. Che è successo? Cioè, pochi minuti fa mi hanno citofonato e mi hanno detto, i figli si sa quando escono, ma non si sa se ritorno. Mio figlio 14enne era appena uscito per andare a fare un allenamento di basket in una palestra vicina, e quindi capite in che stato ci troviamo psicologicamente. Mando la mia scorta per vedere com'era la situazione, tutto tranquillo, mio figlio sicuramente giocava.
E poi abbiamo dovuto prendere quella che è stata la decisione più drammatica della nostra vita familiare. E cioè, cosa fare? Un ragazzo di 14 anni che finalmente aveva conquistato, dopo lotte estreme, il motorino che noi non volevamo comprare allora. E finalmente cominciava a uscire con i compagni nelle pizzerie, a passare il sabato sera insieme ai compagni, eccetera, eccetera. Rovinargli tutta l'esistenza, cosa? Facendolo scottare. E allora io razionalizzai il tutto e dissi a mia moglie: guarda, questi cercano di tassarci il polso, vogliono capire di che pasta siamo fatti, come reagiamo a un fatto del genere. E noi non dobbiamo fare niente, non dobbiamo dare notizie a nessuno. E abbiamo continuato così, senza dare nessuna risposta. Però capite in che situazione ci trovavamo. Cioè, mia moglie stava sempre al balcone a vedere che io ritardavo, poi si andava a nascondere per non farsi vedere che era avanti. Io mandavo spesso i miei della scorta vicino alla scuola per capire se c'era qualcuno che seguiva i movimenti di mio figlio. Insomma, è stato un momento veramente drammatico del nostro, così, vivere nell'antimafia giudiziaria. Ma la cosa peggiore era che mio figlio non riusciva a accettare tutto il contesto. Non voleva entrare nella macchina blindata con noi, anche quando dovevamo andare, per esempio, al battesimo del figlio di mio fratello, abbiamo dovuto pregare dei familiari per passarlo a prendere. Rifiutava completamente quella situazione. E per anni, devo dire, che ha serbato un certo rancore nei confronti del padre, nei confronti anche del suo lavoro, perché con un figlio unico maschio io passavo tutta quanta il tempo libero con gli sport, cioè andando a pallone, andando a sciare, andando sul surf, tutto quello che potevamo fare giocando a tennis. Quindi da un giorno all'altro aveva perso il suo compagno di giochi, il suo amico, e aveva questo rancore sordo che sempre era rimasto anche negli anni nel rapporto fra di noi. Questi sono di quei prezzi che nessuno conosce, ma che si pagano purtroppo. Però c'è stato un fatto che ha risolto questo problema. Il giorno in cui apprendemmo insieme della strage di Capaci, della morte di Giovanni Falcone, che aveva tenuto sulle gambe mio figlio, perché Falcone, non avendo figli, giocava spesso con i figli e gli amici, con mio figlio gli aveva giocato a ping pong, scherzava. E quel giorno ci siamo abbracciati e io ho riconquistato mio figlio, perché ha capito che per il nostro lavoro si poteva anche morire. A proposito di Presidente, da un lato il figlio di un magistrato, mi ha colpito molto nel libro il racconto che lei fa del pentimento di una donna di mafia indotta dalla riprovazione delle figlie. Si tratta di un qualcosa che appunto ci porta a quella antimafia della speranza di cui parlava lei. Appunto, un boss mafioso era stato arrestato per alcuni omicidi in un paese in provincia di Palermo, di alta tradizione mafiosa. La moglie andava al colloquio e durante i colloqui portava fuori dei pizzini, dei messaggi al resto della cosca che era rimasta fuori. Noi la intercettiamo e quindi arrestiamo anche la donna per concorso in associazione mafiosa. Se non che questa donna aveva tre figli e aveva uno di 17 mesi e dopo 10 giorni giudice dargli arresto domiciliare per poter accudire questo bambino. Però aveva anche due figlie femmine, una di 11 e una di 13 anni.
che a scuola avevano avuto la possibilità di seguire un percorso di legalità attraverso i professori. E dicono alla madre, che appena tornata dal carcere o dagli arresti domiciliari, noi non possiamo più restare qui. A scuola ci trattano come delle appestate, come delle ghettizzate, ci lasciano da parte, ci indicano come le mafiose, perché avevano entrambi i genitori arrestati per mafia. E capite intanto che svolta culturale già c'era stata. Io parlo di questo fatto che risale a qualcosa come 15 anni fa. E svolta culturale, perché prima i figli dei mafiosi a scuola venivano rispettati come i loro genitori, e invece adesso venivano ghettizzati, indicati come al di fuori della società, anche dei ragazzi. E questi bambini dicono alla madre: collabora con la giustizia. La madre dice: ma io, se devo collaborare, devo accusare anche vostro padre, perché l'ho visto una notte che si ritirava con gli abiti sporchi di sangue, e proprio la notte in cui c'è stato quell'omicidio per il quale viene accusato. Quindi significa dare gli elementi contro vostro padre. Le bambine sono irremovibili, non possiamo più vivere qua, ci dobbiamo andare. Devi collaborare con la giustizia. La donna passa una notte insonne, e domani mattina mi chiama e mi dice appunto che ha deciso di collaborare insieme alle due bambine, e al bambino vengono portate via in un luogo più sicuro nel nord Italia. Poi nel tempo le ragazze hanno studiato, sono laureate. È una bellissima storia che ci dà l'idea come l'educazione alla legalità e i giovani, i bambini, riescono a convincere i grandi alla legalità. E questo è quello che ci dà la nostra speranza. Siamo sicuri di questo. Il libro è un percorso di storie, storie di speranza, ma anche un libro avvincente, lo dico ai più giovani, un libro di indagini che si fanno e si risolvono. La cattura di un super boss, nel tempo ancora abbiamo un po' di tempo. E si parla sempre di boss che non si arrestano, c'è un tale che si chiama Messina Denaro che non si riesce ad arrestare dal 1993. Presidente ha fatto cenno, credo che non sia soltanto forse una questione di guardia e ladri, forse c'è qualcosa che anche qui che non si comprende, come che un personaggio, ma comunque. E chiedevo, questo libro è anche una storia di indagini che arrivano a un punto. Lei in procura a Palermo, ricordo gli anni importanti, in procura a Palermo, il giorno di gioia, aprile 2006, il Provenzano dopo 43 anni viene arrestato. Lei era procuratore nazionale, ma comunque aveva appunto avviato questa indagine. Ci racconta, io mi ricordo la felicità della gente alla squadra mobile. Lei poi salì e parlò con il super boss. Ci racconta questo incontro. Allora, intanto quando io arrivai a Palermo, il mio primo obiettivo era proprio questo, perché pensare che uno come Provenzano, latitante da una quarantina d'anni, e che nessuno era mai riuscito a catturarlo, era una sconfitta per le istituzioni. Quando si arrestava qualcuno, dice: sì, questo lo arrestate, ma quelli giusti non li arrestate, no? C'era questa quasi l'idea che si faceva passare l'idea che aveva su una sorta di protezione addirittura anche da parte di magistrati e forze di polizia. Quindi per me è stato il punto di onore, possiamo usare questo termine, di riuscire ad arrestarla. E durante tutto il periodo in cui sono stato procuratore della Repubblica, tutte le indagini principali erano proprio per la cattura di Provenzano, e abbiamo adottato varie strategie. Adesso nel libro ho raccontato tutti i tentativi falliti,
quando appunto mi venivano a dire il covo era caldo, mi dicono no, per favore, non voglio più sapere che il covo è caldo, voglio sapere se l'avete arrestato oppure no. E quindi ci sono tutti i tentativi e poi c'è una descrizione minuziosa degli ultimi giorni, poi vi dirò anche perché questa descrizione in questo libro. Comunque lo arrestano e di solito ieri sera il questore Cortese, che è stato l'artefice, allora era capo della sezione catturati, pensate che per, siccome c'era una tale paura delle fughe di notizie che la sezione catturandi era stata tolta dalla squadra mobile agli uffici della questura e messa in una locale che era una vecchia chiesa sconsacrata e sono stati riadattati per lavorare più tranquillamente lì senza... e lì avevano tutti i monitor con cui controllavano Corleone e le cose. Però comunque arriviamo alla cattura. Io un attimo di incontro presso la squadra mobile di Palermo con questa figura che Provenzano, che insomma era stato veramente il fantasma. Era uscito un film pochi giorni prima, Il fantasma di Corleone. Qualcuno diceva, il suo avvocato, che era addirittura morto, ma per noi non era un problema perché eravamo riusciti a catturare un pezzo di tessuto che gli avevano tolto a Marsiglia per un'operazione chirurgica e su quella avevamo il DNA, quindi non potevamo assolutamente farci prendere in giro con un cadavere bruciato, carbonizzato, diciamo quelle cose. Quindi, allora, incontro, siccome sapevo che appunto avevo un tumore alla prostata, gli chiedo se ha bisogno di qualcosa da un punto di vista medico. Dice sì, ho un'iniezione che devo fare oggi, ce l'ho nel mio borsello, quindi cerco di far venire un medico della polizia per controllare intanto la natura di quello che si vuole fare, non può pensare se vuole suicidare o cose del genere. Dopodiché non potete attenermi dal dire, signor Provenzano, io sono siciliano come lei e voglio il bene della mia terra e sarei disponibile per qualsiasi cosa appunto che possa fare il bene della mia terra. Detto in linguaggio critico, se vuoi collaborare, guarda che io sono qua, disponibile, pronto. Allora, lui capì immediatamente e si bloccò. Si bloccò come una statua di sale, perché aveva paura che un qualsiasi cenno del volto, un qualsiasi sopracciglio che si muoveva potesse indicare un assenso. E disse, dopo un'attenta riflessione, sì, ma ognuno secondo il proprio ruolo. E in quello mi fece uno spartiacque, cioè, tu sei il capo dell'antimafia, io continuo a essere il capo della mafia, pensiamo tutti e due in modo diverso la nostra Sicilia, però restiamo separati, e quello era un segnale che non avrebbe mai collaborato. E di fatto, fino a che non è morto, non ha mai voluto venire incontro alle richieste di collaborazione di altri e anche magistrati. E si è portato però con sé tutti i misteri. Ecco, il titolo dei fantasmi in questo libro è perché intanto i fantasmi che riguardano la cattura ritardata di 43 anni, certamente qualche diciamo, aiuto l'avrà avuto. Il fatto, per esempio, che per fare le intercettazioni spesso ci si deve rivolgere anche alle società di gestione dei telefoni, potevano trovare dei favoreggiatori che magari avvisavano su certe cose, tant'è che nell'ultimo periodo abbiamo tolto di mezzo le intercettazioni e per catturarlo usavamo soltanto osservazione e pedinamento attraverso telecamere, per cui tutta Corleone era praticamente costellata di telecamere per riuscire a catturare. E questo è stato poi il... No, ma dicevo, cosa è successo? Che dopo la cattura, quasi per una teoria meccanicistica della storia che viene applicata alla mafia, se l'abbiamo catturato, dicevano, è perché lui si è voluto fare catturare.
Ma come, una vita che... Dice no, perché allora viene fuori la tesi che siccome stavamo indagando sugli appalti, gli affaristi degli appalti avevano paura che attraverso lui si arrivasse a loro e quindi l'avevano consegnato. Oppure anche nella magistratura si diceva che era una distrazione di massa, cioè la cattura era fatta per distogliere dalla repressione della vera mafia, come quella del capo. Oppure chi diceva che era un'icona mediatica che ormai non comandava più, quando noi avevamo le prove che per commettere un omicidio si dovevano rivolgere a lui, tant'è che lo stavamo catturando proprio in un'occasione del genere. Insomma, alla fine, pensate che qualcuno è arrivato a dire, dopo anni, che siccome è stato arrestato il martedì dopo le elezioni nazionali, io quasi quasi l'avevo tenuto a casa per favorire l'esito dell'elezione da una parte anziché un'altra, e che quindi è questo. Per cui ho voluto ricostruire meticolosamente tutti gli atti per dimostrare che non c'era possibilità di arrestarlo né un attimo prima né un attimo dopo. Soltanto quando si vide spuntare una manina in quella casetta dove si era rifugiato, e fin quando si vide arrivare un sacchettino che avevamo seguito, un sacchetto di immondizia, però era pieno di bigliettini, di pizzini e di mangiare e di generi di cambio, quando abbiamo visto arrivare quello abbiamo avuto la certezza che, essendo partito da casa Provenzano e arrivato, era lì immediatamente, si agì e si ebbe il meritato successo. Un'altra cosa, visto che siamo sul teatro si possono fare questi passaggi dal presente al passato, e questo libro, ragazzi, è un libro forte che ci fa sentire vivi, ci fa vivere, e lo dico appunto a voi, perché io non sopporto appunto i libri che parlano del vuoto. Qui parliamo di personaggi e di storie ce ne sono altre. Gennaio 1980, Epifania. Avrete visto forse alla RAI la fotografia, il filmato di un magistrato, il dottore Grasso, accanto alla macchina del presidente Mattarella, ucciso. Ucciso da killer, e non sappiamo chi sono questi killer. Però è una domanda che sembrerebbe una domanda che porta un senso di smarrimento. Però quel giorno il presidente Grasso, il magistrato Grasso, era accanto al fratello del presidente ucciso. Oggi il presidente Mattarella e il presidente Grasso sono le prime due cariche dello Stato. Questo è un segnale di speranza, ma anche un segnale che ci dice che questa speranza va alimentata da una ricerca ogni giorno. Certamente pensare che per casi della vita, indiscutabili, le vie indiscutabili della vita, dopo 35 anni, dopo esserci incontrati in quel momento così drammatico per la Sicilia, perché non dimentichiamo che Mattarella era l'uomo che stava veramente cambiando l'amministrazione regionale, innanzitutto cercando di tenere fuori la mafia dall'amministrazione regionale, era l'uomo della politica con le carte in regola, era l'emanazione di quello che Moro aveva tentato di fare a livello nazionale, lo aveva spinto lui a candidarsi al presidente della regione, e poteva appunto continuare anche, oltre a un risanamento dell'amministrazione, anche quella apertura a forze di sinistra che era appunto il progetto di Moro, del centro-sinistra, eccetera, eccetera. E tutto questo viene in un momento bloccato. Infatti ho sempre considerato questo omicidio un omicidio di conservazione dell'esistente. E tutto ritorna come prima. In quel momento io ho sempre avuto, avendo fatto le indagini, avendo capito il Piersanti Mattarella, uomo politico, mi sono fatto la figura di come dovrebbe essere il politico e cerco di ispirarmi a quel modello, cioè
cioè avere competenza, professionalità, senso di responsabilità, lungimiranza strategica nel vedere non le cose dell'emergenza di oggi, ma nel progettare il futuro, e soprattutto grande slancio etico e passione. E queste sono le caratteristiche che dovrebbe avere un politico oggi. E essermi rivisto dopo 35 anni dal luogo di quell'omicidio nel salone dei corazzieri del Quirinale a scambiare, a dare la consegna che avevo ricevuto dal presidente Napolitano sulla presidenza della Repubblica al professore allora Sergio Mattarella. Dopo 35 anni, beh, io credo che sarebbe difficile immaginarlo, forse una fiction oggi potrebbe immaginare qualcosa del genere, invece posso dire che è reale. E non so, io penso che questo possa veramente essere d'aiuto per, sempre per quei messaggi di speranza che ci danno il vostro sito. Sì. Di Mattarella, di rinnovamento, il tentativo di rinnovare allora la DC siciliana, soprattutto il rinnovamento dell'istituzione regione siciliana di quel tempo. Presidente, c'è un passaggio del libro in cui lei ricorda Chiaromonte, presidente della commissione antimafia, quest'uomo di sinistra che appariva a tutti noi giovani tutto d'un pezzo, ma che era di grande lignaggio non solo culturale ma di grande senso dello Stato. E lei riporta una frase che credo sia d'attualità non solo oggi, ma anche per il futuro. Commentando le vicende della Tangentopoli, anche di un rapporto che era stato fatto dalla Commissione, ebbe a dirle: la politica che non sa rinnovarsi è una politica senza futuro. È d'attualità questa espressione. Questa frase me la disse dopo che ero stato incaricato insieme ad altri magistrati di controllare le liste e gli iscritti nelle liste appunto in alcune regioni tradizionale origine di mafia. E lui aveva creduto in questa sua azione, aveva chiamato i segretari di tutti i partiti politici e li aveva invitati a cercare di selezionare la classe dirigente per la composizione delle liste dei candidati in maniera che non ci fossero giudicati, che non ci fossero persone che comunque non erano pulite. E lui credeva molto. Fatte le elezioni, noi ci incaricò di controllare, purtroppo dovemmo constatare, era un periodo in cui in Calabria, per esempio, le primarie si facevano a colpi di pistola, nel senso che i candidati che non erano graditi venivano eliminati lateralmente. Questo era, ecco, per capire l'interessamento. Quindi, quando gli portammo l'esito, ma come, io ho avuto le assicurazioni da tutti i segretari che uscì con quella frase: se la politica non sa rinnovarsi, nel senso di una classe dirigente che sia veramente il meglio che la società può produrre, allora non ha futuro. E oggi siamo in un momento di crisi della politica, siamo colpiti dall'antipolitica. Io penso che la politica, per poter tornare con la P maiuscola, quella che si interessa veramente soltanto del bene dei cittadini, ecco, debba tornare uomini come Piersanti Mattarella, a uomini come Chiaromonte, a persone che fanno della passione, dello slancio etico, la priorità anche nella politica. Sappiamo a concludere, io vorrei concludere, poi magari il Presidente farà un saluto con una lettera. Lei ha fatto una lettera, ha scritto una lettera a Falcone, ma anche una a Borsellino.
libro c'è la sofferenza di quegli ultimi giorni di Borsellino, sofferenza che però noi oggi vogliamo leggere anche nel senso della speranza, della ricerca della verità, e questo è il messaggio che abbiamo voluto dare. Quindi possiamo chiedere a Sebastiano di leggere la lettera a Paolo Borsellino. Caro Paolo, quando penso a te mi chiedo spesso quanto sono lunghi 57 giorni, quanta vita riesce a starci dentro, quante cose sei riuscito a capire, a fare, a preparare, a disporre in quelle poche settimane che separano il 23 maggio dal 19 luglio 1992. Gli anni del maxi processo sono stati, per usare le tue parole, una meravigliosa avventura. Il periodo in cui siamo riusciti a ottenere i primi grandi successi nel contrasto a Cosa Nostra, quando sembrava che davvero le cose stessero per cambiare. Allora i cittadini facevano il tifo per il pool antimafia. Erano pronti a rialzare la testa, a riconquistare quei pezzi di libertà che il gioco mafioso toglieva allora e in parte toglie ancora. Sono stati gli anni migliori, quelli in cui ho conosciuto il Paolo che più mi piace ricordare, dedito al lavoro e allo stesso tempo pieno di allegria, consapevole dei rischi, ma pronto a godere dei piccoli piaceri di una vita normale, solitamente preclusi a chi vive scortato. Dopo quel periodo di sostegno generale c'è stato una sorta di reflusso, anni di delusioni, delegittimazioni, critiche ingiuste, polemiche feroci. Eppure, caro Paolo, andavi avanti, sempre. Poi ci fu il 23 maggio e tutto cambiò in un attimo. Fu il tuo viso affranto a darmi la consapevolezza che non c'era più niente da fare per Giovanni e che, per usare le tue parole, con la sua, era finita anche una parte della mia e della nostra vita. Iniziarono i giorni del giorno. Si stava avverando la profezia che Ninni Cassarati aveva fatto sul luogo dell'omicidio di Bebe Montana. Convinciamoci che siamo dei cadaveri che camminano. Accettasti, con piena consapevolezza, ancora di più che negli anni precedenti, ogni rischio, ogni conseguenza del lavoro che avevamo scelto e della testarda convinzione di farlo fino in fondo. Sentivi che il tempo stringeva. In meno di 2 mesi hai fatto ogni sforzo possibile per arrivare alla verità su Capace, per difendere l'eredità di Giovanni. 57 giorni, pochi, per fare tutto ciò che avresti voluto, ma forse sufficienti per prepararti a morire in perfetta coscienza. Non accettare il consiglio di chi, forse non conoscendoti abbastanza, ti invitava a mollare la città. Tu che alla camera ardente dei caduti di Capace avevi avvisato tutti: chi vuole andare via da questa procura se ne vada, ma chi vuole restare sappia quale destino ci attende. Il nostro futuro è quello lì, puntando il dito verso le 5 bare, ma in quei caldi di un giorno di luglio la consapevolezza che il tempo ti stesse sfuggendo dalle mani ti portò a prepararti anche spiritualmente, da fervente cattolico qual eri. La tua vita finì il 19 luglio. Un attimo, un boato, l'inferno. Il dolore e la rabbia si rinnovarono, insieme all'angoscia e allo smarrimento. Tante domande iniziarono ad affollarsi nella mia mente. Perché? Perché un'ulteriore strage a distanza così ravvicinata dopo Capace? La tensione morale intorno a te e Giovanni non è mai diminuita. Siete tra le poche figure non controverse
icone trasversali di un paese che ha disperatamente bisogno di credere in qualcuno e che nelle vostre vite ha trovato un punto di riferimento, una sorgente dalla quale attingere forza e voglia di impegnarsi nel proprio quotidiano. Quella mafia infame e violenta che ha deciso il tuo assassinio non c'è più. Alcuni sono morti in carcere, altri sono ancora oggi detenuti. Dal 1993 non abbiamo assistito a omicidi così eclatanti. La strategia della sommersione prosegue. Questo non significa che la mafia sia stata sconfitta. Ha imparato a mimetizzarsi meglio. Lascia silenziose le armi, ma continua a lucrare sui fondi pubblici e sul malessere della popolazione. Nulla potrà fermarci dal continuare. Ci sono tantissime persone che, guardando al vostro esempio, difendono lo Stato, la Costituzione e i suoi valori. È un numero che cresce costantemente, che mi dà speranza, perché sono frutto del vostro sacrificio. La mattina del 24 luglio, il giorno dei tuoi funerali, atterrammo con Fiammetta all'aeroporto di Punta Raisi, che oggi è l'aeroporto Falcone e Borsellino. Era l'alba e la bellezza del sole che sorgeva dal mare e di Monte Pellegrino strideva terribilmente con gli orrori compiuti dagli uomini. Mi vennero in mente le tue parole: sulla nostra terra bellissima e disgraziata. Non le ho mai sentite così vere come in quel momento. Quel contrasto ancora mi ferisce, ma la Sicilia non è più la terra degli infedeli. Il sindaco di Agrigento consegna un ricordo della città al presidente Grasso. Presidente del Senato, il pubblico si fa così, ha sentito e ha capito la mia grande emozione di essere in questa veste così ufficiale. Lo ringraziamo di avere accettato l'invito del sindaco della città. Io ringrazio gli agrigentini, la gente, i cittadini, le autorità e soprattutto i giovani, i ragazzi. Grazie ragazzi. Messaggio per gli studenti: fare vivere le storie che abbiamo raccontato oggi e farle uscire dal teatro e farle arrivare ovunque. Il presidente Grasso è così generoso del suo tempo e della sua vita che ha dedicato a noi tutti, giovani e grandi e vecchi cittadini, che si fermerà a dedicare, a firmare il libro a chi lo avesse acquistato e volesse poi leggerlo. Grazie ancora.